Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale in cucina con Graziella. In attesa della partita che si giocherà domenica sera, ho deciso di preparare una tavola con vari aperitivi e stuzzicherie. Dunque, che cosa preparerò? Farò dei involtini con zucchine grigliate, poi vi metterò del formaggio, del bianco e il pomodorino rosso. Poi le bruschette con formaggio, crema, queste pesto, formaggio e l'anduja calabrese. E poi ancora degli spiedini con bocconcini, olive, pomodorini e basilico. Questo tutto per richiamare i colori della nostra nazionale italiana. Allora, iniziamo quindi a preparare. Annoiare a Ciro lui fa sempre gol, e se la prende Insigne guarda il portiere, fa un tiro al giro, non sbaglia mai, no. Gol. E dalla curva partirà un coro. Gol. È un grosso grazie va il nostro mister. Ventura abbiamo buone notizie, grazie a Mancini siamo risorti, a qualificarci sembravamo mostri, abbiamo la grinta, è il nostro 12esimo e da casa spingere altri 60 milioni. In Reggio Giorgino ha vinto la Champions, accanto Barella, Robastella dietro, se ne la melma, senza Verratti, ma c'è Locatelli. Dunque ho completato i nostri vassoi di aperitivi. Questi sono quindi gli involtini di zucchina, formaggio e pomodoro. Poi abbiamo le bruschette, sempre con pesto, formaggio spalmabile e l'anduja calabrese. E poi abbiamo gli spiedini, basilico, bocconcini, pomodori, olive. Sempre che riprendono i colori della nostra bandiera italiana. Per completare alla fine ho fatto un vassoio di frutta. Kiwi, mele e anguria, la frutta di stagione. Una spolverata di zucchero a velo che rende il tutto più dolce, anche se noi esulteremo domenica sera perché la nostra nazionale vincerà sicuramente contro gli inglesi, speriamo. E dunque io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, vi invito ad iscrivervi al canale, azionate le notifiche e tutti gli ingredienti e i prodotti che ho usato per la realizzazione di questo video sono tutti in descrizione del video. Ciao a tutti e alla prossima, ciao e Forza Italia!